io l'ho vissuta come una lettura solitaria, ad alta voce, e questa cosa ti permette di, come dire, dare più senso alle parole e a quello che stai leggendo, più che quando leggi a mente, diciamo, perché delle volte lo sguardo scorre veloce e invece se leggi ad alta voce devi prendere il respiro, devi comunque viverle fisicamente le parole, viene fuori una lettura diversa da quella fatta precedentemente. La bestia la fissava con gli occhi carichi d'odio, sollevando le labbra nere e mostrando le zanne giallastre e le bolle di bava tremolari. Un ringhio, basso e minaccioso, gli vibrava nel petto. Questo libro aveva una grande difficoltà perché aveva diversi piani di vocali. Allora c'era la voce del narratore, che era quello che raccontava la storia, poi c'era la voce del narratore che raccontava il pensiero di Anna, quindi comunque in una qualche maniera era il pensiero di Anna, c'era la voce di Anna espressa in pensieri, che era il corsivo, diciamo così, scritto, e c'erano i dialoghi. Tra l'altro c'è tutto un mondo siciliano dentro al romanzo, io sono siciliana e mi sarebbe piaciuto molto raccontarlo, però forse dandogli, come dire, una coloritura siciliana si perdeva un po' invece della poesia, invece la Sicilia c'è nei colori, nei paesaggi, nelle cose che mangiano, in certe frasi che dicono il minchionaccio, la picciriduna, insomma. Secondo me questo romanzo ascoltato può tirar fuori la vera natura del romanzo che delle volte non è stata recepita ed è un omaggio meraviglioso alla vita. Se ci si ferma a leggere certe descrizioni mortifere, no? Allora questa cosa qua magari ti può buttare in una dimensione che è diversa invece da quella in cui lo scrittore voleva portare il pubblico. Questo libro è un inno alla vita meraviglioso, è la storia di una ragazzina che nonostante sia, come dire, circondata da morte, continua a vivere. E che il senso, come dire, di ogni vita non è per quanto dura, ma per la qualità di quello che è. Un messaggio meraviglioso a chi magari delle volte si sconforta per i piccoli incidenti dell'esistenza. E c'è anche questa ineluttabilità a vivere, cioè nel senso è come se il nostro corpo non può fare a meno di vivere, dire, c'è uno stato di autoconservazione insito in noi, che è meraviglioso. Non possiamo fare a meno di credere in qualche cosa, di sperare, di lottare, di andare avanti, nonostante sappiamo che magari la fine sta lì e la vediamo, ma non molliamo. Questa sintesi, come dire, dell'essere umano e dell'esistenza, secondo me, è molto bella e in un audiolibro, secondo me, può venire molto più fuori.